Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come detto dal titolo, si è raffreddato, ma come ogni giovedì c'è l'aggiornamento settimanale, quindi come al solito iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, fate quello che vi pare, è un più grande in Italia, tutto questo in descrizione. Però tempo, l'auto del podio di questa settimana sul Casinò è la Ubermacht Reinhardt, come vedete eccola qui, sarebbe questo veicolo qua che potete vincere come ogni giovedì con la ruota della fortuna infinita oppure semplicemente girando la ruota ogni giorno, comunque trovate il glitch sul canale in caso vi dovesse interessare. E poi troviamo anche l'Annis Remus come veicolo invece in questo caso dell'autoraduno di Los Santos. Come al solito dovete arrivare primi per 3 giorni di fila nelle gare appunto clandestine. Poi troviamo scontato del 25% il Mammoth F160 Raiju, sempre il solito nuovo jet che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento che continuano a scontare, quindi a questo punto io vi consiglio di comprarlo se non l'avete ancora comprato ovviamente. E sì, gli sconti sono finiti qua questa settimana, visto che comunque vi ripeto usciranno quelli del Black Friday, quindi da domani, quindi cioè, scusa, da oggi trovate solamente l'F160 Raju, ma da domani troverete quegli altri sconti che vi ho fatto vedere, su cui arriverà un altro video dedicato. In più abbiamo gratis tutti quanti i drink del casinò. Non mi chiedete il motivo, ma nuovamente anche questa settimana sono gratuiti i drink del casinò, come vedete dal video. In più, per quanto riguarda gli sconti sui business, ne abbiamo tanti perché gli attici del casinò sono scontati del praticamente 40%, incluse le modifiche e gli upgrade che andate a fare se già lo avete, quindi modificando colorazione, stile, eccetera, eccetera, avrete appunto un 40% di sconto. Quindi ovviamente se non avete l'attico vi consiglio di comprarlo perché ci stanno le missioni della Baker. Completando le missioni della Baker sbloccate l'auto segreta, la Paragon R armata, quindi ovviamente se non l'avete mai fatta ragazzi è assolutamente da fare. Poi abbiamo anche le sale giochi scontate, le sale giochi del 30% con le relative modifiche, come vedete, quindi andando a selezionare una modifica è tutto quanto scontato del 30%, anche in questo caso obbligatoria comprarla visto che ci potete fare il colpo al casinò sostanzialmente e in più gestire anche vari business mettendo per esempio il computer interno, comunque sì, veramente comodo. In più abbiamo il Garage Boulevard scontato del 50% con le relative modifiche. Il Garage Boulevard è quello da 50 posti che si compra andando su Dynasty 8, guarda lista proprietà e lo troverete in cima. Ovviamente se lo comprate non lo potete ricomprare, quindi non ce l'avrete più, io l'ho già comprato, quindi ve l'ho fatto vedere semplicemente sulla mappa e dove si compra, quindi in questo caso è scontato del 50%. In più abbiamo tutte quante le arcade che sarebbero appunto questi giochini qua che potete comprare nel seminterrato della sala giochi al PC, sono scontati appunto del 30%, quindi se non avete gli arcade o se dovete completare la vostra collezione di arcade ragazzi sono scontati al 30%, quindi appunto i cabinets vanno comprati sostanzialmente. C'è anche quello lì con l'easter egg della possibile sigla di GTA 6 su cui vi ho fatto un video che secondo me è magari da avere, praticamente da comprare. Poi abbiamo tutto quanto il merch del casinò scontato del 50%, quindi vestiti, statue, quindi se vi dovete rifare il look insomma all'attico del casinò questa settimana quella buona, visto che insomma è tutto quanto scontato del 50% proprio qui in questo negozietto che trovate all'interno del casinò. E poi ragazzi proseguiamo con un'altra novità, visto che abbiamo praticamente i soldi doppi sulle rapine che si possono fare ai camioncini armati, quelli là blindati che hanno aggiunto, vedete praticamente un pallino blu sulla mappa. Se trovate il camioncino armato, quindi il portavalori, lo rapinate, invece di darvi, se non sbaglio, 25.000, vi dà 50.000 dollari, quindi hai soldi e gli RP doppi. In più abbiamo tutte quante le missioni del casinò con i soldi e gli RP tripli, sarebbero le missioni della storia che si avviano appunto dall'attico con la Baker. In più abbiamo Vespucci Job Remix con i soldi e gli RP tripli. E in più ragazzi, questa settimana abbiamo la possibilità di trovare il diamante al casinò con insomma una maggiore possibilità sostanzialmente, quindi più fate il colpo più avete la possibilità di trovare appunto il diamante al casinò. Il diamante al casinò, anzi i diamanti al casinò, sono il bottino che dà di più, quindi ovviamente provate a fare un colpo simile. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, vi aspetto o dopo o domani con un nuovo video. Dopo, se esce qualche aggiornamento sul DLC, domani, se appunto uscirà quello sul Black Friday. Vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.